Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Così. Non abbia potuto. Siccome vedo Luca Sappino con Foti, darei la parola a Luca. Luca, possiamo chiedere di preciso quel passaggio della nota di Palazzo Chigi che insomma ci ha un po' colpito tutti? Ho pochissimo tempo, Luca, e chiedo scusa a Foti, guarda, che ospitiamo, diciamo, quando vuole molto volentieri in studio, ovviamente. Sa già il virgolettato perché l'ho fermato proprio chiedendogli se gli andasse di commentare questa nota e l'abbiamo riletta insieme. Che vuol dire che la Presidente del Comune Meloni ha chiesto se fossero consapevoli dei rischi ai parenti delle vittime di Cutro? Perché penso che sia doveroso iniziare a dire anche un'altra verità, che molte di queste persone che partono sono sollecitate anche da messaggi pubblicitari che garantiscono la sicurezza dei viaggi. E sotto questo profilo io penso invece che sia giusto dare un'informazione doverosa sul fatto che, ahimè, questi viaggi, soprattutto per chi li guida, diventano spesso e volentieri dei viaggi della morte, come quello nel caso di specie, dove si può arrivare a 50 metri dalla riva, si trova una secca e soprattutto si trovano degli scafisti che se ne vanno su un gommoncino e vengono trovati magari in Svizzera. Però potrei dire, non si trova la guardia costiera anche questo punto, no? Perché non è, c'è anche l'altra vicenda. C'è anche l'onda alta, diciamo, ci sono altre questioni sulle quali però non tornerei. Io non tornerei proprio perché bisogna avere rispetto innanzitutto dell'autorità giudiziaria, delle sue indagini e secondariamente anche delle sue conclusioni poi. Perché qui hanno fatto e si sono fatti i processi di piazza, poi vedremo nelle carte se effettivamente persone che sono all'opera tutto il giorno, sia guardia di finanza che guardia costiera, per salvare le persone in mare devono essere processate ancora prima di poter esprimere. Ha assolutamente ragione, abbiamo il massimo rispetto della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera in questo studio.